Pronto? Pronto. Sì, parla. Secondo te chi sono? Non ne ho idea. Non riconosci questa voce? Non mi dice nulla, mi spiace. Davvero? Temo di sì. Credo di aver sbagliato allora. Tranquillo, succede. Ciao. Pronto? Che cosa stai facendo? Ma chi sei? Ha importanza? Sì, di solito non parlo con gli sconosciuti. Potrei non esserlo. Mi dispiace, ma non ho proprio tempo adesso. Ciao. Aspetta. Vuoi smettere di chiamarmi? Ehi, tesoro, sono io. Oddio. Scusa, non riuscivo a andare. Ma che è successo? Ma niente, è solo un idiota che continua a telefonare. E che ti ha detto? Nulla, nulla, lascia perdere. Sto tornando verso casa. Pensavo di passare a trovarti, se per te va bene. Certo che va bene. Ok, a fra poco allora. Pronto? Perché hai riattaccato? Vorrei parlare un po' con te. E di cosa vorresti parlare? Non lo so. Ti piacciono i film dell'orrore? Sì, ne sto guardando uno proprio adesso. Ah, davvero? Quale? Ma uno sui fenomeni paranormali. Ti piacciono i film sui fantasmi? Sì. Non amo gli splatter ed è terribilmente inquietante non poter vedere chi ti gira per casa. E tu? Ah, preferisco i classici slasher, sai, quelli dove un maniaco si diverte a squartare dei ragazzini, specialmente quando si trovano in casa da soli, proprio come te. Ma chi ti dice che io sia sola in questo momento? Lo so, perché ti sto guardando. Stai cercando di spaventarmi, sappi che non funziona. Stai aspettando.
E a te cosa interessa? Non giocare con me. Sono io che faccio le domande. Ti conviene lasciarmi in pace, fra poco il mio ragazzo sarà qui. Sei sicura? Temo che sia un po' in ritardo. Si può sapere chi sei? Ormai dovresti aver capito che il problema non è chi sono, ma dove sono. Cazzo! Ehi! Ma che cosa ti prende? Ti prego, dimmi che sei stata tu. A fare cosa? A chiamarmi. Perché avrei dovuto chiamarti? Senti, sono stanca, sono appena tornata dalla palestra. Ho solo bisogno di farmi una doccia subito. È tutta sera che ricevo delle telefonate strane. Telefonate? Ma sì, un idiota che gioca a fare il killer, ma spaventata. Ma sì, sarà stato quel cretino di Christopher. Sai che a me piace fare questi scherzi. Lo spero. Vabbè, intanto io vado in doccia. Per caso c'è Damiano su di sopra? No, non è ancora arrivato, mi ha chiamato quasi mezz'ora fa. Ma allora cosa ci fa la sua macchina parcheggiata qua fuori? Cosa? Sì, vieni a vedere. Là. Che idiota. Stavolta giuro che lo ammazza. Io vado su.
solo se risponderai correttamente a un'ultima domanda. Coraggio. Coraggio. È una domanda facile. Che domanda? Che tipo di domanda? Qual è il tuo film horror preferito? Take a little walk to the edge of town and go. Profondo rosso. Ottima scelta. Un film d'autore. Allora rispondi. Su quale oggetto appare inizialmente il volto dell'assassino? È un quadro. Un quadro. Peccato. La risposta è sbagliata. Ma cosa stai dicendo? Sono sicura, è un quadro di volti. Allora dovresti ricordarti che il quadro è alle spalle dell'assassino. Ciò che il protagonista vede è il suo volto riflesso in uno specchio. Mi ha ingannata. Sono spiacente, ma per te il gioco è finito. Io sono l'oscurità che esiste nella mente di tutte le persone. Non sono una persona. Esisto attraverso lo spettro della psiche umana. E troverò un modo per arrivare fino a te. Have a good day. Shrinking.